Eccoci qua al Martelli a parlare di questo pareggio, finito 1-1, Mantova-Piacenza, un Mantova passato in vantaggio con un rigore procurato e poi finalizzato da Caridi e un pareggio invece da parte del Piacenza verso la fine della partita con un gol di Ciani. Adesso è stata una partita dai due volti, un primo tempo giocato decisamente bene, il Mantova schierato con quattro difensori, tre centrocampisti, Locatelli, Nassi e Caridi per la zona avanzata, e il Piacenza invece che si era schierato inizialmente con un 4-3-3, poi modificato con quattro difensori, quattro centrocampisti e due punte. Obiettivamente il primo tempo il Mantova meritava qualcosina di più, una per tutte un'occasione clamorosa di Locatelli che anziché colpire di interno collo ha cercato il piatto ed non è riuscito a segnare. Oltre a questo c'è stato un discreto svolgimento del gioco, un Mantova secondo me positivo. Nel secondo tempo si è partiti bene. Si è creata la condizione per andare in vantaggio con il rigore, come dicevo poc'anzi, e poi una serie di circostanze, fra le quali alcuni minuti prima del rigore c'è stata l'uscita per infortunio di Locatelli. Dicevo, anziché continuare sulla spinta e sull'entusiasmo, c'è stato un po' di paura, e anche l'allenatore ha cercato di coprirsi di più inserendo un difensore e portando una difesa a 5 con Salviato. Abbiamo concesso eccessivamente campo al Piacenza, il quale è riuscito a trovare il pareggio, come dicevo, con Ciani. Obiettivamente il Mantova ha avuto altre occasioni per passare in vantaggio, in particolare con Pellicori, che nel frattempo era subentrato verso la fine della partita, anzi due clamorose occasioni. Ma questo non è bastato per la vittoria. Un pareggio che lascia un po' di amaro in bocca e soprattutto lascia due punti per strada molto importanti. A questo punto bisogna già rivolgere lo sguardo alla prossima partita, che è martedì, con un turno infrasettimanale a Cesena, perché appunto le partite sono sempre meno e i punti da conquistare diventano sempre di più.